trattamenti che possono essere effettuati sugli alimenti per garantirne le caratteristiche igienico-sanitarie. Ci sono, come abbiamo detto, i metodi fisici, quelli chimici e quelli biologici. Oggi ci concentreremo praticamente su quelli fisici, sono veramente tanti, utilizzi di temperature elevate, e quindi abbiamo la pastorizzazione, la uperizzazione, poi abbiamo ancora la sterilizzazione, tanto li vedremo in dettaglio tutte, tindalizzazione e stasanizzazione. Poi abbiamo ancora l'utilizzo di temperature moderate, la concentrazione, l'essiccamento, l'affumicamento e la disidratazione. Per basse temperature, che in realtà però ci rendiamo conto che non vanno a eliminare i microrganismi, ma solo a allungarne la vita in pratica, abbiamo la refrigerazione, congelamento, surgelamento, poi abbiamo la liofilizzazione, omogenizzazione e il sottovuoto. Allora, la pastorizzazione in realtà distrugge il 97-99% dei microrganismi presenti. Conservazione garantita solo pochi giorni. La pastorizzazione in realtà si divide in due grandi categorie, la bassa e l'alta pastorizzazione. La differenza sta proprio nella relazione inversa tra temperatura, vedete qui, 30 minuti, oppure possiamo andare a 75-85 gradi per 2-3 minuti. Il risultato finale è identico. Uperizzazione. Sì, la pastorizzazione, sì, mo si vedrà. E la pastorizzazione si può dividere in pastorizzazione bassa o pastorizzazione alta. La bassa viene condotta tra temperature tra 60 e 65 gradi per 30 minuti. Oppure, quello che si fa in pratica sul latte, oggi oramai si è tutto indirizzato verso l'alta pastorizzazione, trattamento a 75-80 gradi per 2-3 minuti. Ovviamente poi quello che bisognerà fare evidentemente successivamente alla pastorizzazione è una valutazione del fatto che effettivamente sono stati rispettati quei parametri. Ci sono degli enzimi in questo caso, la fosfatasi e la perossidasi per esempio, che sono degli indici del fatto che è stata o meno mantenuta questa temperatura, e quindi gli organi competenti vanno a controllare questi parametri. Perché se è stata superata la temperatura, perché per legge non si deve fare, vedremo che la perossidasi, che è un enzima che come abbiamo visto ieri va a distruggere l'acqua ossigenata, è stato degradato, è stato denaturato. Poi c'è l'uperizzazione. Ricordo che queste tecniche, quale la pastorizzazione, non distrugge tutti i microrganismi, tantomeno le spore, che sono le forme di microrganismi più resistenti. In quel caso noi dobbiamo andare con temperature molto più alte. Si va a trattare per esempio a temperatura della uperizzazione di 150 gradi per qualche secondo. In questo caso vengono uccisi tutti i microrganismi, nonché pure le spore. Le spore, vi ricordo per la cronaca, che sono dei microrganismi che hanno costruito una corazza e si vanno a si proteggono in quella corazza in attesa che ci siano le condizioni migliori di vita. E magari se si fa una sterilizzazione, un'operizzazione in vapore è anche meglio. Poi c'è ancora la sterilizzazione, che può essere condotta a 115 o 140 gradi per vari secondi. Questo distrugge tutte le forme di microrganismi. Sterilizzazione. L'uperizzazione o anche processo UHT, ultra high temperature, temperatura alta di lavoro, infatti UHT, 1-2 secondi, 150, il processo UHT viene condotto a 150 gradi per 1-2 secondi. A queste temperature vengono uccisi tutti i microrganismi e forme sporigene.
Poi c'è la sterilizzazione che può essere condotta tra 115 e 140 gradi per diversi secondi. Tindalizzazione è una sterilizzazione che viene condotta ripetutamente per diversi intervalli, 10-20 minuti, temperatura di 60-100 gradi. Poi c'è la stassanizzazione, è un trattamento rapido che viene utilizzato tra 75 e 85 gradi per 15-20 secondi. Poi queste utilizzano le temperature. Adesso si possono utilizzare delle temperature moderate, però operiamo in maniera diversa. Per esempio la concentrazione. La concentrazione, l'essiccamento, l'affumicamento, la disidratazione, tutte quante queste tecniche hanno l'obiettivo di ridurre il quantitativo di acqua. Come vedete, qui abbiamo utilizzato le temperature che non sono certo gradite dai microrganismi, perché loro vivono in un intervallo, come abbiamo visto, tra 35 e 45 gradi. Invece nel basso, qui, nelle temperature moderate, noi andiamo a concentrare, essiccare, affumicare, disidratare. Cioè andiamo a ridurre il quantitativo di acqua libera. Quindi adesso si sta lavorando su un altro concetto. Poi si lavora a basse temperature, refrigerazione, 1-2 gradi, la conservazione dei prodotti è garantita per alcuni giorni, non di più. Poi c'è ancora il congelamento, che rispetto al surgelamento, la differenza sta nel fatto che qui le temperature raggiunte sono leggermente nel congelamento più alte rispetto invece a quello che è il surgelamento. Nel primo caso le temperature di circa da 20 a 50 gradi, basso allontanamento di acqua, ma c'è un problema che nel caso del congelamento, se la velocità di raggiungimento della temperatura è lenta, evidentemente si corre il rischio di rovinare il prodotto nelle caratteristiche organolettiche, perché i cristalli di acqua che si andranno a formare sono più grossi, quindi c'è la lisi delle rotture delle membrane cellulari e quindi c'è quella fuoriuscita di liquidi che può capitare molto spesso quando tirate fuori la carne dal congelatore o quando ce la mettete, insomma. Invece il surgelamento raggiunge temperature più basse, ma anche più rapidamente. L'intervallo, in questa maniera, i cristalli di ghiaccio che si formano sono più piccolini e quindi di conseguenza non si va a rompere le membrane cellulari, quindi l'acqua presente nelle cellule. E qui possiamo arrivare anche a meno 30, meno 40. Metodi combinati, invece, abbiamo la liofilizzazione, che come vedremo più avanti, la liofilizzazione, stranamente, in realtà prevede un abbassamento della temperatura e operare sotto vuoto. In questa maniera si opera quasi anzi è sicuramente una sublimazione. Si fa passare direttamente il ghiaccio dallo stato solido allo stato aeriforme. Quindi l'acqua passa dallo stato solido allo stato aeriforme e quindi si allontana. Quindi quello che facciamo andiamo a disidratare il nostro prodotto alimentare. Poi c'è l'omogenizzazione. Ci sono dei microrganismi che possono migliorare la digeribilità del prodotto e poi c'è sicuramente sottovuoto. E come noi sappiamo, il sottovuoto non sempre garantisce certi risultati, nel senso che magari favorisce la flora microbica di tipo anaerobico. Poi vedremo i prossimi giorni invece i metodi chimici e biologici. Ovviamente i metodi chimici hanno tutto l'obiettivo di aggiungere delle sostanze che ne abbassino ovviamente l'acqua libera. Quindi per esempio l'aggiunta di sale, la salatura, non fa altro che diminuire la quantità di acqua libera e quindi per un processo di osmosi poi fa sì che ai microrganismi gli venga tolta l'acqua, proprio perché l'acqua da dove c'è deve andare in zone dove non ce n'è. L'aceto abbassa l'acidità e quindi di conseguenza uccide i microrganismi, inibisce la crescita dei microrganismi.
L'olio è uno strato isolante tra l'alimento e l'aria. A questo punto sfavorisce la crescita dei microrganismi, ovviamente aerubi. Poi ci sono naturalmente, qui ce n'è da dire di cose, di additivi sintetici, quindi per esempio i conservanti dalle 200 a 290, antiossidanti da E300 a E341, che preservano per esempio i grassi dall'irracidimento, o addensanti E322, 341, perché si possono aggiungere a carne, budini, eccetera. Poi ci sono i metodi biologici che vedremo domani. Questi fanno parte i lieviti e batteri che non fanno altro che trasformare, per esempio, alcune sostanze in altre. Vedi il caso della birra, la presenza di lieviti favorisce la fermentazione alcolica e quindi si produce etanolo. L'etanolo ovviamente garantisce il prodotto. Fermentazione lattica, l'acido lattico che inibisce altri batteri che quindi viene utilizzata per. Allora, iniziamo con la stabilizzazione. La stabilizzazione, quindi, di un prodotto sono quell'insieme di operazioni in cui si ha la distruzione o l'inibizione di fattori di degrado, quali microrganismi e o enzimi. Si possono avere contemporaneamente modifiche delle caratteristiche chimiche, strutturali, nutrizionali e sensoriali dei prodotti ottenuti. Operazioni unitarie possono essere ovviamente la pastorizzazione, sterilizzazione, surgelazione, essiccamento, cioè ci sono diverse possibilità per stabilizzare quindi il prodotto. Liofilizzazione o, come vedremo, anche tra i fattori fisici, trattamento con raggi UV e gamma. Però chiaramente poi ci possono essere dei fattori negativi, mo vedremo. O altre operazioni complesse, quale la deidrosurgelazione. Qui c'è ancora un processo che riporta quelle che sono le possibilità, processi con calore o applicazione o rimozione del calore. Applicazioni possono essere con utilizzo di vapore acqueo, sterilizzazione, pastorizzazione, cottura, scottatura, evaporazione o estrusione. Applicazione di aria, essiccamento, arrostimento, cottura ancora. Applicazione, per esempio la frittura utilizza l'olio e quindi comunque noi forniamo calore per poter distruggere i microrganismi. Ancora, altre possibilità è quella di utilizzare energia radiante o tramite microonde o tramite raggi infrarossi o tramite raggi gamma. Un po' come dicevamo ieri, l'utilizzo dei raggi gamma o radiofrequenze proprio perché in questa maniera andiamo a denaturare o inattivare gli enzimi. In questo caso andiamo a denaturare e inattivare i microrganismi. O addirittura anche c'è la rimozione del calore tramite il congelamento, la liofilizzazione o concentrazione a freddo. Vedremo come si fa. Il trattamento termico ha lo scopo di cuocere e conservare gli alimenti. Effetti positivi, ovviamente, l'aumento del tempo di conservazione, una sicurezza ovviamente microbiologica, riduzione o eliminazione di fattori antinutrizionali, maggiore appetibilità, disponibilità costante e ampliamento della varietà di prodotti da utilizzare. Effetti negativi purtroppo ci sono, perdita di nutrienti, è chiaro che con la cottura c'è la denaturazione di proteine o che quindi perdono le loro caratteristiche nutrizionali. Formazione di sostanze non nutrizionali o molecole potenzialmente tossiche, formazione di aroma o sapore sgraditi, possibili interazioni contenitore alimento. Può succedere che effettivamente a causa del riscaldamento l'alimento si vada a degradare, eccetera. Quindi c'è il rilascio di sostanze nell'alimento. Cambiamenti indotti dal trattamento termico. La consistenza o lo stato fisico, riduzione della solubilità,
riduzione del potere di ritenzione di acqua, aumento di consistenza, agglomerazione di particelle. Dal punto di vista dell'aroma e sapore, formazione di rancidità magari, se la cottura non viene fatta adeguatamente, formazione di odore di caramello, di cotto, vedete lo zucchero che l'ho andata a riscaldare, cioè il cotto, perdite di arome ovviamente perché riscaldare significa allontanamento di molecole che sono più volatili, formazione di odori o sapori estranei. Beh, insomma, se bruciate la carne, insomma, voglio dire, avrà pure poi un maggior tempo di conservazione, però avrà perso le sue caratteristiche. Colore è l'imbrunimento enzimatico, perché voi portate il prodotto da una temperatura più bassa a una più alta, e ci può essere un intervallo in cui vengono favorite delle reazioni di tipo enzimatico, quindi formazione di odori cattivi e perdita di colore. Purtroppo è uno dei grossi problemi della cottura, che molto spesso quel colore vivo che si aveva dal prodotto crudo poi la si perde quando si va a cuocere. Valore nutrizionale, sì, purtroppo ci possono essere variazioni nelle caratteristiche nutrizionali, vitamine, proteine che si possono denaturare, grassi che si possono solubilizzare e allontanare, componenti minerali e carboidrati. Beh, certo, voglio dire, se noi andiamo a cuocere un prodotto, magari nella cottura si possono perdere dei componenti minerali che vanno via nell'acqua. Quindi tutto quello che era un componente minerale, sali, vanno a finire nell'acqua e che quindi poi vengono allontanati. Quindi noi perdiamo una parte di quelli che erano i minerali presenti in origine. Che cos'è la sterilizzazione? Si definisce come la eliminazione completa dei microrganismi e degli enzimi di una matrice. Si può ottenere con calore, vapore o fiamma, oppure mezzi fisici tramite l'eliminazione delle cellule. Radiazioni, agenti chimici. Il calore è in genere il più utilizzato per operare questo sistema nella sterilizzazione. Si può ottenere con la sterilizzazione una distruzione più contenuta, con trattamenti più delicati come la pastorizzazione. In realtà, se stiamo parlando di pastorizzazione, in realtà le temperature non sono di 140 gradi, ma sono quelle massime di 85 gradi. Il trattamento di blanching o la scottatura veloce chiaramente garantisce il mantenimento di certe caratteristiche organolettiche, però non è approfondita, è tale da garantire la distruzione completa dei microrganismi. Sterilizzazione termica. Trattamento termico a temperature e tempi sufficienti, atto a distruggere i microrganismi e di inattivare gli enzimi in grado di danneggiare la salute dei consumatori. Si ha con una riduzione statistica, e qui adesso vedremo ciò che chiedeva il signore, si ha una riduzione statistica di microrganismi. La sterilizzazione non è mai una distruzione totale, ma una riduzione della probabilità di sopravvivenza. Vediamo di capire questo concetto. In realtà, quando noi diciamo che la sterilizzazione porta a una distruzione, eliminazione totale dei microrganismi, in realtà non è proprio vero, perché effettivamente non siamo sempre sicuri di raggiungere la temperatura di 160 gradi magari o di 140 gradi per 1-2 secondi anche al cuore del prodotto. Quindi può essere che magari al cuore del prodotto non si raggiunga la temperatura tale da distruggere i microrganismi. E quindi magari su una massa, che questo è il problema reale nella sterilizzazione, magari una massa di 10 tonnellate di prodotto può trovarsi al centro di queste 10 tonnellate di prodotto. Ecco perché quando si fa la sterilizzazione la si deve fare in piccole quantità, può essere che al centro del prodotto non si raggiunga la temperatura di 140 gradi e quindi in realtà qualche microrganismo può sfuggire. Siccome comunque la verifica della presenza di microrganismi va fatta su una quantità ben precisa di prodotto, per esempio di 50 grammi, noi possiamo pure fare 10 unità campionarie in 10 punti diversi, però non siamo sicuri al 100% che venga eliminato completamente il microrganismo, perché potrebbe stare nel sesto campione che noi non abbiamo fatto. Quindi ecco perché qui si parla di una riduzione statistica di microrganismi, perché noi, pur andando a considerare
un certo numero di unità campionari su cui noi andiamo a verificare se ci sono microrganismi e quanti ce ne sono, però non siamo sicuri di averli eliminati totalmente, perché si possono essere presenti in un'altra zona della massa d'analisi. Per la sterilizzazione si utilizza calore secco, 160 gradi per alcuni minuti, per 60 minuti o 180 per 30 minuti, si ottiene all'interno di stufe e quindi che possono essere in vetreria, metallo, eccetera. Se invece del calore secco noi utilizzassimo il calore umido, la sterilizzazione che ne otterremmo sarebbe ancora più efficace. Perché? Perché in questa maniera noi daremmo l'impressione al microrganismo di lavorare in un ambiente umido, e siccome nell'ambiente umido lui troverebbe l'acqua per potersi moltiplicare, però non sa che a un certo punto la temperatura poi arriverà a 140 gradi. Allora in questo intervallo lui vengono in questa maniera vengono eliminate anche le spore germinative, e quindi è una sterilizzazione. Quindi in ambiente umido, calore umido, noi si riesce a sterilizzare completamente l'alimento. Ecco, la legge di Bagelow dice esattamente che esiste una relazione inversa tra quelli che sono i microrganismi prima e dopo il trattamento e il tempo di trattamento. E questo si riferisce a una riduzione di 10 volte la carica batterica iniziale. Il risultato è che se noi vedete, in questo caso quando la temperatura è di 100 gradi, la riduzione dei microrganismi avviene più velocemente che non nel caso invece si utilizzasse una temperatura di 80 gradi. Sì, la riduzione c'è, ma non è così grande come invece avviene con una temperatura di 100 gradi. Quindi la riduzione è molto più veloce. C'è una relazione praticamente inversa, che è questa qui. Quello che si fa, i calcoli che fanno naturalmente le aziende di produzione di pomodoro o di scatolati, è quello di valutare in quanto tempo io riesco a ridurre in termini logaritmici la quantità di microrganismi. Per esempio, se io devo ridurre il numero di microrganismi di un fattore 10 alla 12, cioè se stiamo parlando di 100 miliardi di volte, in quanto tempo riesco a farlo io? E infatti qua sta dicendo in quanto tempo io riesco a ridurre di 12, di 7 volte, se prendo, siccome è una quantità logaritmica, significa 10 elevato alla 7, quindi sto parlando di 10 milioni di volte. Di quante volte riesco a ridurre la quantità di microrganismi? Io in quanti secondi? Ovviamente è quello che è il calcolo che si fa a monte prima di iniziare la sterilizzazione. Quindi il calcolo che si fa è di ridurre per esempio di 100 miliardi di volte. Ma se il numero di microrganismi è esattamente 101 miliardi, io ne riesco a ridurre la popolazione di 100 miliardi. Il 101esimo miliardo in realtà sono quelli che riescono a sfuggire fra quelli eliminati. Quindi comunque la carica batterica, qualche microrganismo rimarrà sempre. Quindi il numero di microrganismi non verrà eliminato totalmente. Tra l'altro questa relazione ci dà una relazione inversa: più alta è la temperatura, più il breve sarà il tempo. Se la temperatura fosse bassa, il tempo necessario per ridurre i microrganismi è di tempo infinito. Quindi c'è da considerare questo fatto. Per le conserve alimentari sterilizzate a pH maggiore di 4,5 si ammette che il trattamento è sicuro se consente di ottenere 12 riduzioni decimali, cioè significa 100 miliardi di volte il numero di microrganismi, o 5 riduzioni decimali per quanto riguarda il Clostridium sporogenes, che è il più termosistente del Clostridium botulino. Chiaro il concetto? Allora, quindi praticamente loro nella produzione degli scatolati di pelati, per esempio, vanno a fare delle valutazioni su quanto tempo, a che temperature, per quanto tempo io devo ottenere il prodotto affinché ci sia una riduzione del numero di microrganismi di 100 miliardi di volte.
Però chiaramente se la carica batterica fosse troppo elevata, in realtà io non riuscirei ad eliminare tutti i microrganismi che comunque a questo punto rimarrebbero. Quindi nonostante sia stata fatta la sterilizzazione, la garanzia che siano stati eliminati tutti completamente non c'è. Ecco perché bisogna prendere sempre con le pinze, valutare sempre attenzione alle cadute, vedere se la scatola è bombata, vedere tutte queste particolarità qua. Naturalmente i fattori che intervengono sul microrganismo sono tipologie di ceppo, tipo di la forma delle spore, se oppure resistenti, il pH, l'umidità relativa a cui va condotto il trattamento e la composizione del mezzo, se ci sono zuccheri, grassi o altro. Ecco, temperatura per ridurre il numero di microrganismi di un fattore 12, per esempio a 100 gradi il Bacillus cereus a 100 gradi deve essere tenuto per 5,5 minuti. Per esempio il Bacillus coagulans 121 gradi per 0,01 minuto o 0,07 minuti. Vedete come cambia completamente il tempo? Clostridium butyricum 85 gradi per 12,23 minuti. Clostridium perfringens 100 gradi, Clostridium sporogens 121 gradi per 0,2 1,5 minuti. Relazione inversa, più alta la temperatura più basso il tempo di contatto per garantire una distruzione del numero di microrganismi. Poi ce ne sono alcuni, gli Escherichia coli, che è molto sensibile alle temperature, 70 gradi per 0,06 minuti. La listeria ancora, chiaramente ci sono alcuni che sono più resistenti, altri meno resistenti alla temperatura. Modalità di riscaldamento, conduzione, il trasferimento del calore avviene tra due superfici solide o all'interno di un solido passando dal corpo più caldo a quello più freddo per effetti di movimenti oscillatori delle molecole. Poi c'è, quindi questa è la conduzione, c'è la convenzione, cioè significa rimescolamento del prodotto. Il calore passa da una zona all'altra del fluido per effetti dei muti delle molecole, quindi c'è la massa calda che salirà verso l'alto, la stessa massa che si sta raffreddando scende verso il basso. Questo viene sfruttato nelle aziende per poter riscaldare l'alimento, insomma. Oppure per irraggiamento. I corpi riscaldati emettono radiazioni e quindi, per esempio, irraggiamento significa irraggiare il nostro prodotto con delle radiazioni infrarosso. In questa maniera noi andiamo a riscaldare il nostro prodotto. Come si può effettuare il trattamento del nostro prodotto? La sterilizzazione classica sul prodotto solido o liquido già in contenitore può essere di due tipi, o un sistema discontinuo, richiedono operazioni di carico e scarico manuali o da automatici in bagni aperti. Sono grandi recipienti dove gli inscatolati vengono riscaldati completamente immersi, come quando si prepara la salsa in casa, insomma, si mette all'interno e si va a riscaldare. Sì, bisogna però essere sicuri che non ci sia il passaggio il tappo tenga bene. E il problema è che effettivamente, adesso entriamo in questo discorso, il trattamento con a bagnomaria a 100 gradi, garantisce i 100 gradi, attenzione. Ecco. Esatto. Continua l'ebollizione lenta, sì, e quindi siamo più sicuri che ci sia una riduzione logaritmo dei microrganismi, sì. Va fatta così. Sì, così siamo più tranquilli. No, comunque quello è il procedimento. È chiaro che se poi mi parla del fatto che si garantisce le caratteristiche organolettiche, insomma, lì possiamo dire che un po' le abbiamo perse. Vabbè, più o meno. Cambia un po'.
Ovviamente la temperatura non può essere superiore a 100 gradi. Anzi, perché la temperatura di ebollizione dell'acqua è 100 gradi, quindi questo per dire che se fosse stato infatti un trattamento, per esempio, sotto pressione, le temperature le temperature sarebbero state più elevate, quindi l'efficacia sarebbe stata migliore. E magari invece di fare 24 ore si riusciva a fare lo stesso lavoro in meno ore, e poi magari le caratteristiche organolettiche sarebbero state migliori. Per esempio le autoclavi. I sistemi, poi ci sono dei sistemi continui, questi qua, mo vediamo un pochino più avanti, continua autoclave in cui i recipienti da sterilizzare sono trasportati da dispositivi automatici regolando la velocità in modo da far entrare il più possibile i prodotti da sterilizzare. Oppure si può fare il trattamento termico sul prodotto liquido sfuso che in seguito viene confezionato all'interno a caldo o a freddo in modi continui tramite scambiatori. Certamente questo problema, quello di avere un liquido sfuso poi riempire i barattoli, è un po' pericoloso, perché se si sbaglia nella fase di riempimento una contaminazione, poi purtroppo non si può tornare indietro, perché nel senso che mentre in questo caso la possibilità di contaminazione dall'esterno sul barattolo è praticamente nulla, perché si raggiungono queste temperature e non ci si mette più le mani, nel momento in cui magari il prodotto non fosse stato sterilizzato perfettamente, anche se il prodotto è sterilizzato e il barattolo è contaminato, alla fine abbiamo contaminato sempre. Allora, riprendiamo singolarmente la sterilizzazione classico discontinuo, così chiamata apertizzazione, nacque circa nel XIX secolo grazie al francese appunto apertizzazione, che scaldava gli alimenti racchiusi in contenitori di vetro per evitare il deterioramento. Il metodo viene così poi perfezionato con l'introduzione dell'autoclave, che consente di raggiungere temperature superiori ai 100 gradi. Ecco, nel momento in cui si raggiungono temperature superiori ai 100 gradi, ovviamente l'efficienza è superiore. Quindi la sterilizzazione, quindi si ha la sterilizzazione. Attualmente molto utilizzato per la conservazione di alimenti vegetali, animali e pietanze. La buona riuscita del trattamento di sterilizzazione dipende da qualità delle materie prime, igiene delle materie prime. Signori, vi ricordo che il fatto che noi andiamo a fare una sterilizzazione ma a monte c'è una cattiva lavorazione, pulizia delle materie prime, non significa che poi abbiamo i risultati perfetti, perché abbiamo visto che con il discorso logaritmico noi riduciamo il numero di microrganismi, ma non siamo sicuri di eliminarli tutti. Attenzione, igiene degli impianti ovviamente, corretti trattamenti delle materie prime e perfetta sterilizzazione. Ripetiamo sempre che la buona riuscita della sterilizzazione dipende da quello che facciamo a monte. Già a monte dobbiamo fare un bel trattamento, magari ci aggiungiamo qualche goccia di ammuchina nell'acqua, eccetera, laviamo bene il pomodoro, visto che stiamo parlando di quello, magari, quindi siamo sicuri che i risultati siano migliori. Questa è una bella domanda, meglio la mucchina, perché il bicarbonato è leggermente basico, ma non ha efficacia su tutto. Invece la mucchina, che libera cloro radicalico, si attacca più facilmente alla membrana cellulare dei microrganismi e li uccide, insomma. Sì, vabbè. Sì, però non sempre fa ridere, perché noi non sappiamo che cosa hanno fatto prima, eh? Attenzione, se sono prodotti nostri siamo tranquilli, li abbiamo prodotti noi i pomodori, però se derivano da un'azienda che non sappiamo che cosa, tutti bravo. Ecco, infatti qui mi preme raccontare un piccolo aneddoto che è veramente simpatico. Mi vengono portati dei prodotti da analizzare. All'analisi troviamo una concentrazione fuori norma, abnorme di Escherichia coli. Quello dice: ma è impossibile, perché per legge devono fare i controlli sull'insalata. Dice: non è possibile, come mai, eccetera, io non sapevo, non è impossibile. Dissi io: qua la situazione è questa.
veniva portato il prodotto chiaramente non campionato in maniera appropriata, stava una cassetta che avevamo messo in sala ed era sporca perché prima c'erano altri prodotti. Quindi il problema è stato proprio alla cattiva gestione del campione da analisi. Quindi il campione mi è arrivato in un contenitore che non doveva essere quello per le analisi, quindi di conseguenza è risultato contaminato, ma non perché fosse contaminato in origine, esatto, perché, ma questo poi è capitato anche in altri casi. Molto spesso quando si trasportano dei prodotti alimentari magari c'è una promiscuità, nello stesso vagone ci sono altri prodotti che sono contaminati, oppure c'è questo vizio di portare, per esempio si va al nord e si porta la verdura, poi si viene al giù con lo stesso camion trasporta la carne, magari non sempre lo lavano e quindi c'è questo incrocio tra carne e verdura e quindi poi tutte le situazioni complesse che si verificano. Quindi magari andiamo a trovare i pesticidi sulle insalate o viceversa. No, va bene. Quando si parla poi di agricoltura biologica, sì, o addirittura biodinamica, e vogliamo tornare a fare a utilizzare il letame, maturo, non maturo. Sì, vabbè, con tutte le conseguenze, non so benissimo, siamo andati a fare le analisi sul letame. Poi quando ho questa insalata, il problema non è perché troverò gli E. coli, insomma. Esatto, il problema è come lo lavo poi a casa. O è meglio trovare il prodotto chimico per l'analisi? No, è meglio non trovare il prodotto chimico, perché il biologico, tutto sommato, a questo punto si riduce nel lavare bene evidentemente la verdura. Chiaramente quando si va a mettere si fanno i trattamenti biologici, in generale non dovremmo metterci sulla verdura l'etame, magari, lo dovremmo mettere alla base. Sono tanti di quegli aspetti. Sì, no, io parlo sempre, tornando, è una curiosità, perché poi alla fine di questo discorso ci fa anche paura il letame, a questo punto. Dice, io non faccio più neanche la letamazione, può dire un contadino. Come si comporta alla fine? In questo caso è il lavaggio della verdura fatta a modo appropriato all'interno del... purtroppo non si può avere tutto. Esatto. Quindi ci sono da fare delle scelte, o andiamo sul biologico oppure andiamo, Diciamo allora che forse il letame so che perlomeno lo posso lavare. Sì. Il diserbante probabilmente me lo respiro se abito a fianco e me lo mangio. Sì, esatto, perché purtroppo entra nella cellula, entra nella... Sì, nella ci sono alcuni tipi di pesticidi che evidentemente sono sistemici e questi vengono assorbiti dalla pianta e quelli non li puoi togliere. Chiaramente c'è da dire sto fatto. Quindi bisogna alla fine lo lavo. È a un certo punto poi io direi è importante saperlo, voglio dire, io mi attrezzo in maniera adeguata e lavo la verdura in maniera adeguata, quindi mi attrezzo con la mucchina, un cucchiaio ogni 3-4 litri non crea dei problemi alla salute dell'uomo, voglio dire. O il bicarbonato del caso, in effetti ci sono stati dei casi in cui noi siamo andati a utilizzare per lavare delle partite di insalata il bicarbonato perché l'agricoltore aveva sbagliato a fare il trattamento, cioè voglio dire, sì, l'importante è che ci capiamo, insomma, ecco. Purtroppo non possiamo avere tutto, sicurezza al 100% su tutto. Sterilizzazione classico discontinua, apertizzazione, il preparato, preparazione del prodotto, varie operazioni per i vegetali. Questo discorso sul biologico chiaramente poi diventa abbastanza pesante, specialmente se andiamo sui prodotti di quarta gamma. I prodotti di quarta gamma, non a caso, sono quelli più pericolosi, perché i prodotti di quarta gamma prevedono oltretutto il fatto che la verdura deve essere pulita, lavata e quindi poi imbustata. E non solo, nel momento in cui il prodotto viene tagliato, subito le cellule che si trovano all'aria cominciano a tutta una serie di reazioni appunto enzimatiche che lo portano a degradare. È chiaro che i prodotti di quarta gamma sono molto, bisogna stare molto attenti nella lavorazione perché quelli possono essere molto rischiosi.
Quindi la preparazione del prodotto, per esempio in questo caso stiamo parlando di sterilizzazione, varie operazioni, quali lavaggio, cerne, sbucciatura, denocciolatura, calibratura, cubettatura e taglio, per esempio, per le carni e per le carni di sossamento, eviscerazione e sfilettatura. Quindi poi c'è il pretrattamento. Prima degli scatolamenti, gli alimenti subiscono un pretrattamento termico, precottura, per poter eliminare la quasi totalità, una buona parte dei microrganismi, se non è la sterilizzazione sufficiente a garantire la cottura. E in effetti un altro problema, per esempio, che si verifica è nella produzione di un prodotto tipico castellanese, le fave cicorie. Fave e cicoria non è un piatto facile da preparare e garantirne poi il trasporto in zone fuori da Castellana. Il piatto fave e cicoria, appunto, quindi legumi, è un piatto difficile perché le cicorie si cucinano facilmente, i legumi no. E molto spesso sui barattoli di legumi abbiamo trovato una carica batterica che è fuori norma. Quindi questo la dice lungo sul fatto che in questo caso magari la sterilizzazione deve essere allungata leggermente. E poi il problema è che se rimane una carica batterica, una piccola quantità di carica batterica, questo poi può creare dei problemi di bombatura del contenitore. Concentrazione per prodotti troppo acquosi. O scottatura o blenching viene utilizzato anche per il congelamento o l'essiccamento. Riduce la contaminazione, il blenching, contaminazione microbica ed inattiva gli enzimi, intenerisce i tessuti, fa facilità del riempimento, allontana l'aria evitando l'ossidazione dopo la chiusura e attenua gli odori e sapori forti, fissa il colore. Attenzione, questo fatto del blenching permette di bloccare il colore. Il blenching ancora, il tipo di trattamento dipende dal tipo di alimento, dalle dimensioni, dal metodo di riscaldamento, che può essere di diversa natura. Importante, se è troppo spinto il pretrattamento, quindi il riscaldamento, si ha rammollimento e perdita di liquidi e quindi anche dell'aroma. Se troppo deboli si può avere rottura delle cellule con liberazione di enzimi che non vengono disattivati. Ancora il blenching si può effettuare con vapore, minori perdite di componenti idrosolubili, minori scarichi, facile pulizia limitata dell'alimento, maggiori costi di investimento, chiaramente perché il vapore poi richiede un sistema di produzione a monte, minore efficienza termica. L'acqua calda invece, minori costi di investimento, maggiore efficienza termica perché c'è un contatto che va a comprendere tutto l'alimento, maggiore perdita di componenti idrosolubili però, maggiori costi dell'acqua, maggiori costi di depurazione perché l'acqua va depurata in quanto acqua calda e non è vapore. Quindi se c'è qualche microrganismo nell'acqua, mentre con il vapore sicuro che sarà morto, invece l'acqua calda no. E qui fate attenzione, voglio dire, all'utilizzo dell'acqua, perché ci può essere sempre, specialmente se non è garantita l'allaccio diretto all'acquedotto, se c'è un sistema di conservazione dell'acqua in cisterne di propria proprietà, voglio dire, bisogna fare attenzione, bisogna fare manutenzione pure sulle cisterne. Eh sì, purtroppo i casi sono, cioè tutti i giorni, quando vengono fatti i campioni o vado a fare i campioni dell'acqua dalle aziende, dall'industria alimentare, purtroppo un problema che è quasi sicuro che incontro è che l'acqua non sia perfettamente salubre. Allora, a questo punto io dovrei dire, quindi possiamo anche parlare di qualcosa sulla normativa. La normativa in tal senso è chiarissima, la legge, il decreto legislativo 31-2001 e quindi successive modifiche dicono che l'acqua va controllata, perché in un certo senso l'acquedotto ha garantito, garantisce all'allaccio e quindi è responsabilità dell'amministratore valutare la buona conservazione dell'acqua e le caratteristiche. Sì, praticamente sì. Sì.
una volta l'anno ci dà una certa garanzia che sono da che vengono conservate le caratteristiche dell'acqua, voglio dire. No, assolutamente. Però vi posso garantire, perché lo viviamo sul, praticamente non c'è mai un'analisi che esca perfetta. Certe volte esce l'acqua rossa proprio, che può sì essere il terreno, ma può anche non essere il terreno, questo è un fatto sicuro, ma anche perché oggi mi pare che stiamo imparando questo, cioè voglio dire, noi andiamo a fare, l'acquedotto fa un campione di acqua, fa le analisi, va tutto ok, ma mica ha controllato tutta l'acqua dell'acquedotto, cioè voglio dire, quindi può esserci da qualche parte qualche microorganismo che sfuggi dal controllo, voglio dire, e quindi poi quello si trova in un ambiente dove non c'è nulla assolutamente, per una legge di sopravvivenza, lui poi riesce a riprodursi velocemente, e quindi magari nella cisterna del condominio in cui si abita si ha questo fatto. Quindi, come vedete, i fattori da considerare sono tantissimi. Blanching ancora, sempre siamo ancora nel pretrattamento, si possono perdere ovviamente dei minerali a componente idrosolubile. Chiaramente gli effetti in relazione chiaramente alla tipologia di vegetale, tipo di preparazione, dimensioni, metodo di blanching e di raffreddamento, umidità dell'alimento. Ancora varia il colore a causa delle reazioni di Maillard, che come abbiamo capito sono degli enzimi, caramellizzazione e scissione dell'emoglobina, varia l'odore, varia la struttura, la solubilizzazione delle pectine e delle gelatine contenute. Ancora il confezionamento, si deve ottenere un vuoto parziale del contenitore, e in effetti il non ci deve essere un vuoto completo all'interno del barattolo, in modo che il confezionamento sia il più idoneo possibile. Si inseriscono i prodotti caldi, si scalda aperto il barattolo a 65-70 gradi per 10 minuti, dopodiché si chiude. Trattamento termico, le condizioni di trattamento termico dipendono da molti fattori. Per alimenti con un pH inferiore a 4,5, quindi la frutta, i pelati, il passato, eccetera, si usano da 90 a 100 gradi per tempi variabili in funzione delle dimensioni e dell'impianto. Per alimenti con un pH maggiore di 4,5, quindi ortaggi, carne e pesce, si usano 100-120 gradi per tempi variabili in funzione delle dimensioni, ovviamente, dell'impianto. Gli impianti di sterilizzazione possono essere di vari tipi, sia discontinui che continui. Discontinuo, evidentemente, in questo caso stiamo lavorando in batch, quindi possono essere autoclavi, eccetera, il carico è manuale o può essere automatico. I sistemi o in autoclavi, eccoli qua, o continui, autoclavi in cui c'è un'apertura tramite un sistema di trasporto in cui viene regolata la velocità, la lunghezza del percorso in modo che il prodotto entra da un lato ed esca dall'altro tramite un trattamento di sterilizzazione. E naturalmente la permanenza comunque del prodotto all'interno può essere garantita in funzione delle dimensioni dei barattoli e delle scale. C'aveva un'azienda che purtroppo non ha funzionato, che operava questo tipo di trattamento perché esportava prodotti evidentemente tipici nostri negli Stati Uniti. Ecco, qui ci sono o bacinelli in cui si inseriscono, qui delle autoclavi, si apre, si inserisce il prodotto all'interno, qui lo stesso, si inserisce il prodotto all'interno, qui si possono raggiungere evidentemente temperature e pressioni anche superiori a un'atmosfera. E qui le temperature 120 gradi, si mettono i prodotti su questi ripiani all'interno dell'autoclave, si chiude e si lascia per qualche minuto. Sì. Ecco, qui c'è un sistema di viene riportato come funzionamento, quindi c'è questa vendola che va questo è un sistema ovviamente a batch, discontinuo,
i barattoli sono posti all'interno qua e quindi viene fatta girare il vapore. Ho un sistema d'acqua all'interno sotto. Qui ce n'è un altro. Questo è un sistema discontinuo ancora per la sterilizzazione. Vedete quanti piani. Le bottiglie, qui ci sono le bottiglie, vedete? Vengo qui. Sistema, ecco, continuo appunto. Le bottiglie passano in questo sistema di riscaldamento alla zona rossa. E poi dopo la sterilizzazione evidentemente escono. Questo è un altro sistema. Trattamento di sottopressione. I barattoli entrano, vanno nella zona di sterilizzazione e poi successivamente raffreddati escono in questa zona qua.